Donne di Corinto, ecco, sono uscita di casa e voi non avrete da rimproverarmi. Tutto è finito per me. Ho perduto ogni gioia di vivere e desidero morire. L'uomo che era la mia vita, lo sposo mio, è ora per me il peggiore, il più vile degli uomini. Di tutte le creature viventi, noi donne siamo le più sventurate. Con larga ricchezza dobbiamo acquistarci uno sposo e farlo padrone della nostra persona. Disgrazia aggiunta disgrazia. Ed ecco il rischio maggiore. Non sappiamo, prendendo marito, come sarà, se buono o cattivo. Lasciarlo è disonore per la donna, ripudiarlo non è consentito. La donna viene ignara dalla sua casa, trova nuove leggi, nuovi costumi e dovrebbe indovinare da sola come comportarsi con l'uomo accanto a cui deve vivere. Se le riesce e lo sposo accetta il legame della vita in comune senza malanimo, felice allora l'esistenza. Altrimenti, meglio morire. L'uomo, quando si stanca della propria casa, esce, va fuori, dimentica presso un compagno, un amico, il fastidio che gli grava nel petto. Noi non possiamo alzare lo sguardo che sopra una sola persona. Dicono che viviamo tranquille in casa ed essi combattono in armi. Vorrei tre volte stare in campo ritta presso lo scudo piuttosto che sostenere una volta sola la fatica del parto.